Taglio del nastro per l'inaugurazione del nuovo campus per studenti universitari denominato Jacques Delors, che sorge nella zona centrale di Pescara a circa 1 chilometro dall'Università d'Annunzio. Il complesso offre un'ampia offerta di servizi educativi, residenziali e culturali in linea, ha specificato il presidente di Fondazione Pescara Abruzzo, Nicola Mattoscio, con le direttive europee di inclusione e cooperazione. Una struttura all'avanguardia anche dal punto di vista energetico, punto di riferimento per studenti italiani ed esteri. Un progetto finanziato da Fondazione Pescara Abruzzo in collaborazione con Fondazione Circuito 71, dal costo complessivo di circa 10 milioni di euro. È un progetto che la Fondazione sta coltivando da alcuni anni, partendo dal presupposto che purtroppo l'Italia ha un gravissimo deficit in tema di studentati e la Regione Abruzzo ancora di più. Poi a Pescara il tema si inasprisce. Immaginate che abbiamo circa 80.000 posti letto in Italia. Nel programma PNRR si prevede che per il 2027 occorre incrementare il numero di almeno 30.000. Il complesso immobiliare sviluppa 54 stanze, di cui 4 sono suite, per una capacità di accoglienza di 108 studenti. Ci sono molti spazi comuni destinati a biblioteca, ad attività ricreativa, a momenti di studio, anche a momenti di produzione speciali in cui i ragazzi possono essere vocati, come per esempio un laboratorio per ascolto e produzione della musica. Siamo a un passo dall'università, a circa 800 metri, siamo a 400 metri dalla stazione San Marco, a 500 metri dalla stazione dell'università e del tribunale e a pochi metri da centri commerciali, da centri sportivi. È una sfida che vuole andare incontro alle necessità primarie degli studenti universitari, ma seguendo un percorso volto a inserirli fortemente nel contesto sociale della città, ispirati a principi europeisti. Non è un caso che Campus porta il nome Jacques Delors, che era il presidente quando si è avviato il progetto Erasmus nel lontano 1987.